Ciao raga, Guenex e bentornati sul canale. Oggi siamo ragazzi tornati. Lampada basta. Ragazzi, oggi siamo tornati qui su Clash Royale. E oggi perché oggi ragazzi sono qua in primis per mostrarvi un mazzo che è fottutamente letale. Un mazzo perfetto per riuscire ad arrivare in arena leggendaria ma senza avere leggendarie. In quanti di voi avranno penato, urlato, bestemmiato il creatore per il fatto che quelle cazzo di carte esagonali che quando non escono dai bauli fanno bestemmiare più di quando si cerca di mangiare il riso con le bacchette alla fine della cena, sono più le bestemmie che i chicchi di riso. Ma ragazzi, oggi non siamo qua a parlare di questo, o meglio, oggi ragazzi appunto vi mostrerò questo mazzo e anche un po' i trucchetti che ho utilizzato appunto per riuscire ad arrivare in questo tipo di arena. Detto questo però, prima di mostrarvi il mazzo ragazzi, sono qua per mostrarvi una chicca, un qualcosa di veramente particolare, perché tornando sui siti russi, perché ragazzi sono tornato sul sito sovietico da cui avevamo preso anche lo sneak peek del torneo col doppio Elisir, non so se siano notizie vere, ma ragazzi ci potrebbero essere delle carte superiori alle leggendarie. E come le vedete appunto da queste immagini sembrano tipo dei rombi, e ragazzi se fossero vere, che ci vogliono mettere i fottutissimi titani di Clash of Clans su questo gioco? Oppure che non sia magari un'altra commercialata della Supercell per farci sborsare ulteriori denari per appunto queste nuove carte, oppure una palese photoshoppata da parte di qualche figlio di nutria che ha voluto deliziarci con queste stronzate? Ditemi il vostro parere, ditemi cosa ne pensate. Ma detto questo, torniamo a noi, perché stavamo parlando appunto di questo eventuale deck da utilizzare per arrivare in arena leggendaria, e quindi lo andiamo subito a vedere. Ma ragazzi, quest'oggi nuova challenge, nuova like challenge, perché anche oggi ragazzi ho studiato un qualcosa di macchinoso per potervi permettere di lasciare mi piace, ma in un modo speciale. Quest'oggi per lasciare mi piace dovete prendere lo smartphone, vi ricordo sempre che da computer non dovete dare le craniate, lasciare like col naso ragazzi, con la punta del naso, e mentre lasciate like dovete dire Barbra Streisand. Stesso accento, stessa uscita vocale. E ragazzi, nel caso in cui ci riusciste, scrivetemi sotto nei commenti hashtag Anatronco, e così capirò che avete lasciato mi piace in questa maniera. Acab. Ecco ragazzi, questo mazzo ragazzi fa tirare le bestemmie in turco ai nostri avversari. Ragazzi, questo mazzo quando arriva in campo ragazzi, abbiamo appunto come vedete davanti le rape da tre, insomma i nostri sgherri, la carogna, lo spiritello di ghiaccio, la torre infernale, la polenta volante, il mini pecca, ragazzi la fialetta di blu mele e il ragazzo zampone. Un trucchetto, un consiglio che posso darvi appunto arrivati a 2005 coppe, quasi verso le 3000: non giocate mai più di 2-3 partite, almeno se le vincete, perché vi posso garantire che il nostro cervello, essendo uno stronzo, dopo comincia a farvi essere un pochino troppo malleabile con i nostri avversari. Tanto si dice va bene, ho già vinto i 2-3, ragazzi si va alla fine che si perde di brutto. Personalmente ho voluto sperimentare di essere arrivato più volte a 3000 coppe, poi essere retrocesso nuovamente a 2007 per il fatto che si mancava un po' più di concentrazione rispetto alle prime partite, e i risultati veramente lasciavano molto a desiderare. Quindi ragazzi, se posso darvi un consiglio, ma più di 2-3 partite, se vinte ragazzi, se le perdete vuol dire che c'è un matchmaking di merda, vi consiglio di riprovare dopo qualche ora. E se posso darvi un altro consiglio prima della partita, evitate di mandare le truppe con troppa fretta, nel senso, o meglio, se avete la coppia tra lo Grider e lo spiritello di ghiaccio, mandatele in campo subito se utilizzate questo mazzo, altrimenti aspettate fottutamente la sua mossa, raga. Non abbiate paura, perché comunque questo mazzo, quando sia doppio Elisir, raga, vi può tranquillamente permettere di buttareci una torre alla velocità della luce. Ma detto questo ragazzi, partiamo subito a provare questo mazzo, e lo proveremo qua dentro ragazzi, lo proveremo dentro ai face off, lo stadio da Shanky negli Indian Clash. Attenzione, oggi giochiamo dentro al Gange. Allora ragazzi, lo proviamo qua dentro e non subito in arena, perché se cerco di spiegarvelo mentre gioco, se non esco a essere concentrato ragazzi, faccio la fine che le perdo di brutto e ci faccio un figurone di merda, e lo credo bene. E adesso andiamo a vedere chi sarà il primo avversario in questione. Ragazzi, vi spiego un po' come funziona questo mazzo, ma vi posso garantire che è veramente un qualcosa di letale. E vediamo subito chi sarà il primo avversario in questione. Trovo qualcuno, non mi far aspettare che ingiuro. Ok ragazzi, lo troviamo, siamo contro Ghost Dragon dei Pound Town. Ragazzuoli, come card iniziale abbiamo il mini pack, abbiamo la polenta volante, abbiamo la racchetta per le mosche
e la carogna. Allora ragazzi, invece di cominciare con la carogna, mandiamo giù subito la torre infernale, raga, in mezzo con la racchetta, dato che lui manda giù il bombarospo e godo male. E poi raga, adesso partiamo subito, guarda con cattivo. E attenzione, carogna di spiritello, e godo con la polenta sprecata. No, che sti... ti ne vado altro. Zappa sti denti. Ciao Magarapa. Vabbè raga, facciamo una cosa, carichiamoci un attimo, dato che comunque la torre infernale terminerà quel bombarospo. Madonna, basta con sto barile di rocco e smettila di bere, ubriacaccio di merda, proprio schifoso. Direi un altro rocco, raga, facciamo una cosa, andiamo giù ragazzo zampone, che questa non l'ha mica capita. Ho detto che non bevo, mannaggia te al tavernello e anche madonna santa il brick del vino della cupcake. Condottiamolo giù di carogna, carogna di spiritello, maroni surgelati, e zappiamo, zappiamo ancora, zappiamo la vigna, facciamo fuori sta torre ragazzi, dadi, ok ragazzi, comunque una dita la torre la daranno, no, non la darete, perché sto giocando di merda mentre dovrei sprecare un deck, spiegare, il mini pecca ragazzi, il mini pecca. È arrivato da te, raga, e ha fatto il malore. Il malessere che viene a me quando usa sta stronza. Quando usa sta spiedinaia maledetta. E adesso andiamo a prendere quel ragazzo zampone. E attenzione, e intanto, carogna di spiritello. E no, sti levata, basta con sta dentiera scrotica, lo scroto. E cazzo, ci prende gusto a buttare giù i denti. Mandiamo giù l'orda di rapido. Pardon, un cestino, c'entra ancora con Ronco. Ma hai rotto il cazzo con Ronco. Ma che mazzo ha questo? Che mazzo hai tu, raga? È una mistura qui ancora, quelle levatartaro. Pulite, volete, addosso a questi. Ma fai fuori sti denti, raga, levantro. Oh, mi prendeva il culo, mi sembra. Giù con lo spiritello e fa fuori questo, ragazzi. No. Che palle, giù con le rape. Ma basta, ragazzi. Ma che mazzo ha questo? Giù di carogna, carogna di spiritello. Ragazzi, io non so più a quale sarto appellarmi. Mannaggia il Kashmir, giù al moschettiere, ti ha tirato zampone, ragazzi, ma... come faccio a spiegare un mazzo se mi viene giù l'ernia, mi fai venire, madonna. Pulita volante, termina tutto, rapo e scheletracci, andate all'inferno. Ragazzi, mandiamo la carogna, mamma rotto, carogna di spiritello, e fate voi sti beoni, ragazzo zampone, se fai quello che ti pare, rega, ma la torre la prendo, zappiamo questi merdi, e basta con sta polenta, rotto. Stavo spiegando il mazzo. E purghiamolo questo. E facciamogli sta purga. E porca troia però. Oh raga, ma che mazzo di merda aveva questo? Non sono riuscito a spiegare te, raga, questo qua aveva letteralmente un virus intestinale al posto del mazzo. Raga, questo aveva la tenia. Il verme solitario, Dio. Forse dovrei calmarmi un pochetto. Vabbè raga, fa lo stesso. Comunque vinciamo la partita, guadagniamo due belle corone, 36 coppe, quindi non so neanche quanto fosse in classifica questo. Comunque ragazzi, battiamo Ghost Dragon, becchiamo la bellezza di 20 fighissime monete. Non sono riuscito bene a spiegarvi un po' come funziona questo mazzo, raga, perché questo aveva un deck personalizzato che a parer mio aveva meno senso dell'accoppiamento tra una giraffa ed una foca. Comunque ragazzi, adesso passiamo col prossimo avversario, speriamo che abbia un deck un pochino più corposo, così che da rendere il tutto spettacolare. Abemus la grana, ragazzi, e avanti coi soldi. Adesso io, ragazzi, avendo guadagnato questo tot di monete, andrei subitissimo a vedere chi sarà il nostro prossimo avversario. A few moments later. Ragazzi, queste sono le partite emozionanti. Io, ragazzi, non lo so, siamo dentro a giocare nel Gange. Non c'è connessione dentro il fiume Indu. Non c'è connessione Indu. Allora andiamo in trio, in quattro. Ecco. È già la seconda volta. Raga, visto che la connessione è stata così gentile da mandarci a puttare la partita, partiamo subito con la prossima partita e vediamo un punto di farla come si deve, ragazzi. Trovami qualcuno. Ok, siamo contro Joy Caro dei Games Dark. E ragazzi, ragazzuoli un'altra volta, partiamo con la polenta, con lo spiritello, con la racchetta e con le rape. Quindi farei una cosa, raga, mandiamo giù la torrassa infernale, giù con la racchetta per le mosche. E ragazzi, quasi partirei anche con l'attacco scrotico. Un bel attacco e avanti, carogna di spiritello, e andevo. Mi ha messo davanti come non utilizzare le truppe. Comunque ragazzi, ha beccato la torre, l'ha stunnata, dato che lui arriva con uno zio molestro che andrei a prendere con un bel colpo di polenta. E attenzione, polenta volante, e addosso a questi. E ragazzi, attenzione, lui arriva con i barbascabbia, quindi andiamo a fare una cosa, ragazzi, fermiamo i barbascabbia con, volendo, le rape. E perfetto, raga, perfetto, lo zio se ne andrà all'inferno e godo male, godo male. Fai fuori questi barbascabbia, fai fuori.
fate fuori questi strozzi, troie baffute. Ma andiamo giù ragazzi, tamponi ragazzi, scusate se urlo, ma arrivano queste rape, dobbiamo uccidere le rape, perfetto. E ripartiamo da Godo, giù di Carogna ragazzi, veloce che ho sbagliato la boletta. Carogna di Piritello, andiamo a prenderlo, e addosso alla torre, sei bravo cocco. Non serve la zappata, perché la Carogna lo zappa adesso la torre infernale, quel mezzo, altrimenti fa lo stronzo, questo non ci piace. Zappiamo ste merde e bravo un po' di così. Non la cimitero giù con la rape ragazzi, no, non è buono per niente ragazzi, non è buono per niente, fate fuori questi merdasissimi leva tartaro. Mi fa partire un polmone a momenti. Facciamo una cosa, ragazzo tampone molesto, e cominciamo a prendere la seconda torre. Prendiamo la seconda torre e lui butta giù le rape da tre per romperci i cojones. E ok, figa, c'è la torre infernale, comunque non penso che ci mandi giù lo zio, quindi adesso lui ce la elimina il rapper. Bravo così, proprio stronzo. E noi di conseguenza ritorniamo con la Carogna. Carogna di Spiritello, facciamo l'apertura a gambale, insomma l'apertura dell'anca storta. Godo male, godo proprio bene. Mandami in mezzo alla torre infernale e ragazzi un colpo di polenta, non sono schivo questo. Polenta volante! E favoristi barba scappia, madonna, giù con le rape da tre. Ho il cimitero, ho copiato quello zio. È tremendo. Andiamo anche al baschettiere ragazzi, non sono in bagno. Ma adesso la Carogna deve andare a fare il suo lavoro e va a prendere la torre, vallo a prendere. Zappiamo questo imbecille, questa fata dei denti del dentista. Andatevene all'inferno come i barba scappia ragazzi, che vengono a fare l'incesto. Fanno un incesto allucinante, ma comunque conduciamo la partita. Mandami in mezzo alla torre infernale come prima, e come vedete ragazzi, con la torre infernale lo zio non passa. Lo zio non passa, come invece sto barbascabio. Mi sa anche lo fate fuori, mi fate un favore, ecco. Giudi ragazzo tappone, e nel mentre diamo un colpo di polenta. Dai che la prendo, polenta volante ragazzi, ok, va bene. Va bene raga, la polenta è testata. Ma ragazzo, Zappone ha terminato il nostro avversario. Come vedete raga, questo mazzo è veramente un qualcosa di interessante, fottutamente letale. Lo zio, come vedete, alla torre non ci arriva praticamente mai. Con la torre infernale abbiamo il pieno controllo della partita. Anche le case della cimitero con le rape da tre siamo riusciti benissimo a pulire la zona. Mentre quello stronzo del ragazzo Zappone, messo all'angolo a modi lerch, insomma a modi gigante royale, può dare un ulteriore danno alla torre che fa veramente comodo. Detto questo, battiamo Joy Caro, becchiamo 28 coppe, 2 corone, 20 fighissime monete. E ragazzi ancora, io veramente vi posso garantire che con questo mazzo usato almeno in Arena 8 vi può tranquillamente permettere di arrivare in Arena 9. Provate questo mazzo, ditemi cosa ne pensate, se usate già un qualcosa del genere o se voi stessi siete già in Arena Leggendaria. E se volete anche consigliare un mazzo a chi non c'è ancora arrivato, potete tranquillamente farlo qua sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare mi piace nella maniera, anche perché se non lasciamo mi piace in quella maniera ragazzi, il video non è da considerarsi completo al 100%. E detto questo ragazzi, chiudo qua anche questo video. Ditemi cosa ne pensate anche delle carte sneak che vi ho mostrato, quelle appunto del Madre Russia. Detto questo, trovate Facebook e Instagram in descrizione tra i commenti come al solito. Vi ricordo che alle 14 ha caricato un video flame, quindi se non l'avete visto mi raccomando andatelo a vedere. Io vi saluto e che dire, qui da Next è tutto. Bella Lega! Yo, me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.